Ciao ragazze e ragazzi, questo è un vlog, l'ultimo vlog che farò quest'anno per farvi gli auguri di Natale e farvi vedere che cosa faccio in questi giorni che partono dal 19, oggi è il 19, ormai è già sera, e fino al 24. Quindi oggi ho stirato, infatti vi faccio vedere una clip in cui stiro, perché stamattina l'ho passata tutta a stirare, che volevo togliermi di mezzo la roba che avevo a casa, e poi il pomeriggio ho lavorato, quindi niente di che. Vi lascio la clip e poi vediamo più avanti in questi giorni che cosa farò, e questo video lo caricherò il 24. Allora ragazze, oggi è il 19 di dicembre e io mi devo mettere a stirare tutta questa pila di roba. Allora è roba con un panno grosso e la maggior parte delle cose si fa poca fatica a stirare, però comunque è tanta roba. Ma prima di Natale voglio vedere questa camera libera, libera dallo stendino che ho qua dietro e libera da tutta sta pila di panni. Quindi io adesso mi metto e faccio tutto. Anche perché qua dietro ho un altro stendino pieno di roba che comunque dovrebbe essere già asciutta, ma la maggior parte sono asciugamani e roba che si stira velocemente. Quindi io stamattina elimino stendino e tutta sta po' di roba, così siamo a posto. Buongiorno ragazzuole, nella casellina numero 19 troviamo questo pennello per stendere il correttore di Zoeva. Ecco, questo è un regalo utile. Ho provato a guardare il prezzo, ma il fatto è che vendono i set di questi pennelli, per cui ho calcolato il prezzo di un pennello considerando il prezzo del set. E anche qui siamo sui 4, 8, 12, sui 5 euro, 4 euro. Comunque buono buono, è bello morbido. Ho già tolto la carta per sentire la morbidezza, l'avevo tolto anche prima ed è bello morbido. Comunque Zoeva fa dei pennelli buoni, quindi sono molto contenta. Buongiorno a tutti, oggi è domenica 20 di dicembre, ho fatto qualche pulizia, ho lavato i capelli, adesso mangio e vado al lavoro, quindi niente di che. Però vi apro la casellina numero 20 del calendario dell'avvento e poi, se riesco, prima di andare al lavoro, adesso vedo, vi faccio il video dei prodotti terminati perché ne ho una valanga. Quindi per oggi va così, anche oggi niente di che, però ci facciamo un po' di compagnia. La casellina numero 20 del calendario dell'avvento contiene questo contorno occhi di Tomorrowlabs. Io non so quando troverò il profumo di Rena Grande, che è quello che volevo di più di tutto il calendario. Boh, staremo a vedere, mancano ancora 4 giorni. I miei suoceri hanno portato queste due pastine buonissime che ci mangeremo io e mio marito questa sera. Sono molto contenta. Ecco, mio marito mi sta aiutando a metterle a fuoco. Grazie, amore. Casellina numero 21, questo siero di Anna Jacke. Questo è il calendario dei sieri e dei contorni occhi e delle creme viso, praticamente non si trova quasi altro. E, che dire, il profumo di Ariana Grande ancora non l'ho trovato. E, mancano 3 giorni ancora. No, 3 giorni, 2. Il 21 l'ho aperto, il 22, il 23, il 24, sì, 3 giorni mancano e speriamo bene. Allora ragazze e ragazzi, eccomi qua. Ne approfitto per fare un video perché mi trovo in una zona un po' isolata e sto andando dai miei perché porto i regali di Natale, in quanto non so se a Natale riuscirò a vederli, non per il discorso Covid, perché comunque si può andare anche se si è in zona rossa, massimo in due a trovare i parenti, ma per altri discorsi. Quindi ho preso a mia madre un bel diffusore di aromi, molto molto bello, preso in farmacia. E dopo, per mio fratello, ho preso l'altro giorno un paio di jeans, quindi per lui non ho portato niente. Per mio padre, siccome non sapevo proprio cosa prendere, siccome lui fuma le IQOS, allora gli ho preso 3 pacchetti di IQOS, degli stick praticamente. E che dire? Sì, ho l'orecchino messo male.
perché ho sulla mascherina, adesso me la sono tolta perché sono in un posto isolato, sono in bicicletta, sono andata a mangiare un panino dopo aver lavorato, sono andata a mangiare un panino vicino al lavoro, molto molto buono, per cui sono molto soddisfatta, avevo un sacco di fame e niente, tutto qua insomma. Oggi adesso andrò dai miei, poi vado a fare un po' di spesa, ma non penso farò video spesa perché comunque comprerò giusto due robette in croce, e domani finalmente vado dal parrucchiere. Ragazze, ma quanti sono carini questi biscottini pan di zenzero. C'è un sacchettino qua, c'è l'alberello, la stellina, il pupazzo di neve. Non li ho fatti io, eh? Me li ha portati una persona che è molto molto brava in cucina e che ringrazio perché sono veramente buoni. Ragazze, guardate anche il mio braccialetto natalizio. Comunque sulla casellina 22 ci sono questi elastici che io, a me non piacciono perché mi tirano i capelli, non li trovo per niente comodi. Comunque il suo prezzo sarebbe di 5 euro, quindi per la casellina del 22 c'è qualcosa che comunque viene venduto in negozio e ha un costo, perché mi sembra più un calendario di campioncini, come vi ho già detto, che di mini taglie. In ogni caso li userò da regalare a qualcuno, perché comunque hanno un valore di 5 euro. Buongiorno ragazzi e ragazzi, oggi è il 23, ho in mano questa bella stella di Natale che gliela sto portando a mia suocera, e poi per mio suocero porto una bottiglia di prosecco. Brioche, pistacchio, cioccolata e orzo. No, dopo pago, non si blocca più il video. Ebbene ragazze, dopo quasi 7 ore ininterrotte di lavoro, ho aperto il calendario dell'avvento della casellina numero 23 e c'è ancora una cavolo di cremina, neanche mini size, è un campioncino praticamente. Vabbè, 7 ml di prodotto, quindi deduco che il profumo di Ariana Grande, che volevo tanto, si trova nella casellina numero 24. Insomma, me l'hanno fatto proprio aspettare questo profumo. Comunque qui ho toccato un bottone che non dovevo. Comunque ho qui dei regalini, vedete, ne arriveranno ancora domani. Comunque ho questi due regalini, questi qua che sono per me, questi di Feltrinelli che sono per mio marito, questo di Douglas che mi ha portato mia suocera, e questo qui deve ancora aprirlo, anche se si vede la che cosa c'è dentro, ed è Star-Lord, perché mio marito è un collezionista di action figure e quindi avevo ordinato Star-Lord, che però lo apre insieme a me a Natale, insieme a questi qui che gli ho fatto io. Ragazze, sto guardando Uomini e Donne, una puntata veramente ricca, quella del 22, e comunque sono andata dal parrucchiere, non so se ve l'ho già detto, e mi sono fatta finalmente il taglio che volevo io, perché davanti non cambia niente, ma dietro sono belli come li voglio io, poi magari vi farò vedere più avanti una ripresa. Ciao. E stasera si mangia la pizza, prosciutto e funghi per me. E per il mio amore, verdure. Ragazze, buongiorno. Finalmente nella casellina numero 24 ho trovato il profumo di Ariana Grande, fatto tipo cuoricino spezzato, così anche bello grande. E si aggiungerà alla mia collezione. Amore, mi puoi passare per favore i biscotti questi qua che li faccio vedere? Un altro regalino biscottoso è questo sacchettino con i biscotti, cioccolatini Ritter, i torroncini, che mi è stato regalato. I biscotti, gli altri li ho appena fatti fuori tutti. E adesso vado al lavoro. Dopo vi registro un'altra clip per fare gli auguri e basta. Allora, ragazze e ragazzi, mi sono tolta la mascherina, perché qui è deserto, sono dietro dove sta il parrucchiere dove sono andata, perché sono tornata per prendermi dei prodotti, perché sono veramente stata contenta dei prodotti che mi ha messo sui capelli. Di solito
Io non sopporto i prodotti che mi mettono sui, i parrucchieri sui capelli, perché mi ungono il capello, me lo fanno troppo secco. Invece questi prodotti che mi ha messo e che poi vi farò vedere mi sono veramente piaciuti e sono contenta. Oggi è il 24 e oggi comunque vi pubblicherò questo vlog, e adesso torno a casa dal lavoro, cioè sono andata al lavoro stamattina, adesso torno a casa, sono distrutta, distrutta veramente, tantissima gente come potete immaginare, però vabbè, è lavoro, siccome appunto ho lavorato mi sono meritata questo regalino, mi sono regalata questi prodotti per capelli che comunque, per quanto siano più costosi rispetto a quelli di supermercato, hanno lo stesso un buon rapporto qualità prezzo. Adesso non riesco a farvi vedere i capelli perché io praticamente li ho fatti scalati, cioè dietro sono più lunghi a V, quindi dietro si vede la V, cosa che a me piace tanto, si vede una V bene, e in più le punte sono belle e piene. Niente, adesso mi laverò anche i capelli perché comunque adesso si sono un po' sporcati sudando. E tutto qua. Se riesco vi faccio qualche altra clip, altrimenti vi faccio già tantissimi tantissimi auguri di buon Natale. E purtroppo a me le cose non stanno andando tanto bene, sto cercando di essere positiva ma ho un problema grave in famiglia e non mi pronuncio per il momento, però potete già intuire insomma di cosa si tratta. E cerchiamo di stare positivi, però non sarà un bel Natale tra il Covid e tutto il resto. E io vi faccio i miei migliori auguri, auguri a voi, alla vostra famiglia, che vada tutto bene, e ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao! Allora ragazze, vedete i miei capelli come sono? Praticamente adesso ho fatto la coda, quindi si vede un po' il segno, però sono praticamente a V, proprio come li volevo io, a V e senza punte troppo sfilate. Quindi sono soddisfatta perché finalmente ho trovato il taglio che voglio io. E amore, ma si vede bene la V o sono un po', cioè si vede come sono fatti dietro anche se ho fatto la coda? Sì, si vede. Oh, mio marito conferma che si vede, e questi sono i miei nuovi capelli. Ciao.